Come altre patologie psichiatriche, anche il disturbo bipolare riconosce un'eziopatogenesi multifattoriale. È quello che si dice in medicina una patologia complessa, nel senso che è una patologia multideterminata. Cosa vuol dire? Vuol dire che è una patologia che riconosce moltissime cause, o meglio, oggi si parla di fattori di rischio, che possono, se combinati tra di loro, manifestare poi dei quadri clinici che noi poi vogliamo con diagnosi psichiatriche. È il disturbo che ha certamente una eziopatogenesi di natura biologica, ciò non toglie che sia estremamente vulnerabile agli eventi di vita. Quindi, per quanto nasca come base biologica e sappiamo quale sia anche la familiarità del disturbo da un lato, i correlati centrali neurobiologici dall'altro, sappiamo anche che nessun altro disturbo forse è così altamente sensibile alle variazioni dell'ambiente sociale e dell'ambiente familiare e degli eventi di vita in generale. Che la chiamiamo bile nera o che la chiamiamo serotonina o altri neurotrasmettitori, c'è di sicuro un'origine biologica profonda di questo disturbo, che spiega poi la concordanza genetica, la trasmissibilità lungo le generazioni. La neurobiologia e i moderni progressi delle neuroscienze ci stanno mostrando degli aspetti diversi che sono sicuramente fondamentali nel determinismo di questo disturbo. Noi abbiamo un peso importantissimo nel determinismo di questo disturbo che viene svolto dai fattori di tipo genetico con un peso appunto dell'ereditarietà intorno al 70-90%. Ovvero, su una base di vulnerabilità genetica intervengono dei fattori ambientali, che sono solitamente fattori che comportano uno stress a carico della persona che poi appunto soffrirà di questo disturbo e che possono, superata una certa soglia sulla base di quella vulnerabilità genetica, comportare episodi di tipo maniacale, ipomaniacale e depressivo. Ora, se non è ancora chiara l'eziopatogenesi di questo disturbo, però è chiaro, almeno da un punto di vista fenomenologico, che si tratta di un disturbo endocosmogenetico, per utilizzare un termine caro a Hubertus Tellenbach, ovvero si tratta di un disturbo del ritmo, un disturbo della sincronizzazione. Ma c'è altrettanto un elemento causale di tipo psicologico. Le radici di questo sono spesso cercate nella fatica che l'essere umano fa ad elaborare le situazioni di perdita, quello che Freud chiamò il lavoro del lutto. Quindi oggi diciamo non c'è dubbio, dal punto di vista della ricerca, che il disturbo bipolare è un disturbo diciamo complesso che nasce dall'incontro tra fattori di vulnerabilità e fattori di rischio ambientale, sia legati allo stile di vita di una persona, sia legati a tratti personali, naturalmente individuali, sia a vicende della vita. E ancora possiamo citare fattori anche di tipo ambientale, come ad esempio le esperienze traumatiche infantili, le esperienze di abuso, di maltrattamento, che oggi, grazie all'epigenetica, sappiamo svolgere un ruolo fondamentale nel determinismo della malattia. Si stima che queste esperienze traumatiche siano presenti fino al 50-60% dei pazienti affetti dalla malattia e che grazie appunto all'epigenetica esse stesse possono andare a modificare la struttura chimica del nostro DNA. Un'ipotesi molto affascinante che è stata fatta qualche anno fa è quella cosiddetta del kindling, dove appunto c'è questa vulnerabilità su base genetica e poi diciamo ci sono dei fattori come per esempio
può essere un abuso di sostanze piuttosto che uno stress importante, che determinano una risposta del sistema nervoso. Col tempo però queste risposte, diciamo, si sganciano dai fattori che le innescano, possono autonomizzarsi e di per sé, diciamo, la vulnerabilità che la persona aveva e può innescare questi episodi del disturbo bipolare. Siamo all'inizio di una diciamo tipizzazione e stratificazione dei diversi disturbi mentali. Purtroppo da questo punto di vista un 40 anni di DSM hanno portato la ricerca sulle basi biologiche, ma anche quella sulla terapia, in un vicolo chiuso, in una sorta di comma 22, dove le diagnosi non sono valide, non si selezionano casistiche omogeniche, la definizione del fenotipo non è valida, per cui quello che si ottiene dalla ricerca è quantomeno non generalizzabile a tutti i bipolari. E quindi il disturbo bipolare va a collocarsi proprio al centro di questo ritmo che a un certo punto salta tra l'uomo, se stesso, gli altri, l'ambiente esterno e lo stesso cosmo.